ci siamo al Bologna Nerd Show. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Finalmente siamo tornati qui in camera, in stanza, nella grotta di Kiwi. Perché? Perché andremo a vedere, a reactionare, valutare i cosplayer che ci sono stati al Bologna Nerd Show. Tu ci sei stato? Se ci sei stato, forse, probabilmente, non lo so, comparirei in questo video. Alcuni me li hanno mandate loro le foto di alcuni loro cosplay, altri che hanno fatto le foto ad altri cosplay, altri li ho trovate, insomma un po' di ciccia oggi ci sta. E quindi andrò e anche voi andrete a valutare i cosplay migliori che più vi sono piaciuti qua sotto nei commenti. Mi raccomando, dopo che vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subito a vedere quali cosplay ci sono, quali cosplayer ci sono stati al Bologna Nerd Show. Allora vediamo, iniziamo subito da questa ragazza vichinga con la spada. Iniziamo bene. Non si vede tutto intero, però vabbè, un bell'otto glielo diamo, dai. Però andiamo avanti e vediamo cos'altro c'era al Bologna Nerd Show. Non so cosa sia, ragazzi, se voi lo sapete scrivetelo qua sotto nei commenti. Forse la mia ignorantitudine, però non so, credo sia Ranma e l'altro non lo so, però raga, un 7 se lo meritano, un 7. Vabbè, ma loro sono proprio over, e tanta roba, raga, tanta roba. Così invece è la bella e la bestiolina, in questo caso la bella e il bestiolino, possiamo dire la bella e il bestiolino con l'orologio. Ok, questo è l'uomo motosega. No, non è l'uomo motosega, e credo sia qualcuno, credo sia lo spaventapasseri di Batman, se non vado errato. Vabbè, un 7 se lo merita, dai. Lui invece, che voto gli diamo, raga? Fatemelo sapere nei commenti. A lui non lo so, sono molto indeciso fra un 8 e un 9. 8 e 9, sono molto indeciso. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto qual è il più azzeccato. E raga, gli animali in cosplay sono sempre 10, sempre 10. Soprattutto lui, il cagnolino col coso, credo sia quello di Toy Story, credo. Sia Woody di Toy Story, probabile, non lo so. 10 se lo merita, perché raga, bello, mi piace. Bello l'impegno, le ali, tanta roba. Non so che personaggio è, probabilmente perché è la mia ignorantitudine, non so che personaggio è, ma le ali sono fighe. Quindi un 8 se lo merita pieno. Bello, mi piace. Allora, c'ho qualche dubbio. Harley Quinn con non mi ricordo mai il nome di quello che ha faccia bianco, sai. So che è uno di qualche film horror, ma non mi ricordo il nome del tizio. Non me lo ricordo, raga. Però andiamo avanti, dai. Bello, ci piace, raga. One Piece sempre bene, buono. Ok, e ci sta, anche ho... Mi è venuto io, quasi, faccio anche qualche cosplay del genere, così un po' particolare. Che ne dite, raga? Fatemelo sapere nei commenti. Quasi, potrei farlo anch'io. Mi ha fatto venire l'ispirazione, quasi
Ci penso, fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate. E sì, questa è una non è Batgirl, è Pantera, non so il nome di sto personaggio, ma dalla faccia sua la vedo molto scazzata, diciamo, cioè proprio si legge proprio nel pensiero, ma che cazzo sto a fare qua? Cioè la faccia scazzata, cioè raga, io la vedo scazzata, voi fatemelo sapere. E questo invece Azbinoter, raga, io la butto lì, già ci stava parecchio, però secondo me dalle prossime fiere di Azbin Hotel ne vedremo parecchi. Secondo me ne vedremo parecchi di Azbin Hotel. 8 se lo meritano. C'è della foto in questo Genshin Impact e sì, sta calando, raga. Genshin Impact sta calando e sta venendo, diciamo, scambiato con Azbin Hotel, però tanta roba anche Genshin Impact. E lui, raga, che voto gli diamo, raga? Secondo me un 7, dai, la famessa è cattivo, raga, 7 ci sta il 7. Loro sono di Star Wars, raga, come ho detto io non ho seguito Star Wars, però raga, ben fa, raga, quando le cose sono ben fatte, raga, 8.5 e me tutto più che meritato. Avrei dato 9, ma oggi voglio essere un po' stronzo e cattivo, quindi 8.5 è più che meritato. E vabbè, io direi che abbiamo un vincitore. Posso dire che abbiamo un vincitore, raga. Il primo vincitore della giornata è lui, raga. È il 10, ci sta tutto, perché poi, raga, oltre a essere il cosplay in sé per sé, è proprio la fisionomia della faccia, dell'espressione, capito? È lui, porca puttana, lui è proprio lui. Ci sta, raga, ci sta un botto. 10 è tutto meritato, raga. Tanta roba. Bravo chiunque tu sia. Sei un genio, bravo. Andiamo avanti. Credo sia ancora Genshin Impact, non lo so. Se sbaglio fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Loro sono Venom, che ci fa il Venom là, però raga 7. E loro invece non so chi siano, raga, dagli abiti sembra Genshin Impact, ma mi sa che non è Genshin Impact dagli abiti. Non lo so, io non so che cosa dargli, quindi per sicurezza gli do un 7, perché comunque so ben fatti. Non so se li hanno comprati dal cinese, li hanno fatti loro, però secondo me un 7 ci sta. Questo è quello del Signore degli Anelli, credo. I Nazgûl del Signore degli Anelli, può essere, spero di non sbagliarmi. L'altro non lo so, credo che venga da Cyberpunk. E bravi, 7 anche a voi. Questo è un altro di Star Wars, di Boba Fette. Lui non lo so, raga, l'ho visto da qualche parte ma non mi ricordo chi, te posso dire, non mi ricordo chi. Per sicurezza gli do un 8, per sicurezza. Andiamo avanti, questo è sempre il Nazgûl, credo di essere sicuro che sia il Nazgûl. Lui non so se Moon Knight è quello di prima che abbiamo visto all'inizio video o è un altro, però mi piace, mi piacete raga, sto Bologna Nerd ci sta dando bei cosplay. Loro invece credo siano sempre di Genshin Impact, che se ne stanno andando, credo sia verso la fine, quindi li hanno beccati così al volo chiunque gli ha fatto la foto. Bravo, che ti devo dire, gli diamo un 7. E questo invece bello
magari solo due su quattro sapevano che c'era una foto in corso, stava scattando una foto, due su quattro. Quindi vabbè, andiamo avanti. A questo sembra lui che ha fatto un altro selfie, ci piace, questo mi piace di più come selfie, devo dirlo, raga, almeno tutti e due sanno che sta a fare la foto, ci piace, anche perché il cuore è sempre ben accetto, quindi bravi, vi siete meritati un bel set. Quindi credo che abbiamo un altro vincitore, una vincita di gruppo, possiamo dire. Un bel 10 anche a loro qua. Un attimo, se avete visto quello che ho visto io, mettete mi piace e commentate qua sotto con pirulicchio. E andiamo avanti, raga, prima che YouTube mi chiude il video. Comunque, complimenti a tutte e quattro. Questi mi piacciono proprio. Commentate con pirulicchio se avete visto anche voi quello che ho visto io. È quasi ipnotico, diciamo. Cambiamo, andiamo avanti, se no mi deconcentro. Ok. Lui è quello di Star Wars con... com'è che si chiamava quello? Doc Ock. Non mi ricordo, raga, non mi ricordo il nome del maestro, dello scienziato dei Pokémon. Fatemelo sapere nei commenti. No, raga, non mi ricordo, è passato tanto tempo, non me lo ricordo. E voto 7 anche a loro. Raga, che di, raga, è questo Alastor è a dir poco magistrale. Che devo dire, raga? Che devo dire? Che voto gli diamo a sto Alastor? E quello della televisione non mi ricordo il nome, però dopo sto dizi, non mi ricordo il nome di quello della televisione. Quindi per Alastor gli diamo... Alastor, raga, è top. Per 10 so merita pure Alastor, raga. Ci abbiamo tre vincitori. Devo essere un po' più cattivo, devo essere. Andiamo avanti. Questo ha ingabbiato la dottoressa dei Pokémon, l'ha ingabbiata. E loro sono di My Hero Academia, raga. My Hero Academia, bravi, ci piacete. Voto 7, perché devo essere cattivo oggi. 7. 7 anche per voi, che non ricordo di quale anime siano, però 7 anche per voi. Così, vai. Genshin Impact, perché stiamo arrivando, perché anche loro di Hazbin Hotel, un bel gruppetto, secondo me un 8 se lo meritano, raga. L'8 per l'impegno, raga. Complimenti. Non so che personaggio sia, però va bene. Non so che personaggio è. Che voto gli diamo? Gli diamo un bel 7 e mezzo. Che dici? 7 e mezzo. Bravi anche voi. Voto 7. Tutti 7. Il minimo è 7, diciamo. Devo trovare qualcuno da dargli un 4. Chi sarà tra quelli rimasti che si beccherà il 4? Io devo dare a qualcuno oggi il 4, glielo devo appioppare a qualcuno. Chi sarà? Non so, voi scrivete nei commenti, secondo voi chi si merita il 4, Andiamo, di certo non lui. Lui un bel 9 se lo merita, pieno, con l'armatura. Non so se sono di Genshin Impact, o forse uno è di Genshin Impact. Però il 6 ci sta. 6 anche per loro, perché mi piacete. Facciamo 6 e mezzo, va, famo 6 e mezzo. 7 per loro, che io raga, loro, allora, non so, non ho ancora capito se è un videogioco, un anime, sono solo dei disegni, degli original, non lo so, non l'ho mai capito. Per favore, fatemelo sapere qua sotto, da che cosa sono.
Però secondo me un 8 ci sta. Ci sta perché almeno l'impegno è di farsi, non so se l'hanno comprato o l'hanno fatto loro, però l'impegno di mettersi questi cosi qua, mi piace raga, mi piace. Loro invece non so, ma so, la mia ignorantitudine va fuori ogni livello questa volta, Quindi secondo me un 7 loro ce l'hanno, brave. Sì, lui ha la faccia parecchio felice, posso dire che ha la faccia parecchio felice, Caruto. Se avete visto anche voi quello che ho visto io, commentate con Sbarabemba. La Sbarabemba che devo fare? Secondo me questi si uniscono al 10 di quel gruppo di prima. Se può fare, ma sì, tanto il video è mio, decido io. Loro sono 10 insieme al gruppo delle ragazze che abbiamo visto poco fa, dell'altro 10 col pirulicchio e loro Sbarabemba. Fatemelo sapere se anche voi avete visto quello che ho visto io. Andiamo avanti. E Lu. Cos'è? Cosa è? Non so cosa sia. Cos'è, un elmo? Gli volevo dare un 4, però. No, il 4 non se lo merita, raga. Il 4 non se lo merita. Secondo me almeno 5. Raga, per essere bello stronzo, 5 ci sta, perché almeno c'ha l'elmo tutto particolare che non so cosa sia. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti se sta qualcuno di voi che ha visto il video e si vede qua sotto. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. E sono finite, e quindi raga abbiamo visto alcuni cosplayer che stavano qui al Bologna Nerd Show, e come ho detto, se siete apparsi nel video fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ma soprattutto a chi date il voto numero 4. A chi date il 4 fatemelo sapere nei commenti qua sotto, soprattutto fatemi sapere anche il 10 voi a chi lo date. Ne potete dare solo uno di 10, non fate i furbetti così. Fatemi sapere a chi date il 10 e qual è il vostro cosplay preferito che avete visto qua sotto, qua a fianco nel video. Noi ragazzi ci vediamo, mi raccomando, a un prossimo video e forse a qualche altra fiera, se ci riesco ad andare, probabilmente, non lo so. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Sciocari!